Ciao ragazzi e benvenuti in video senza anima mukbang mukbang mukbang. Col che? Né? Guardate stavolta che brava sono stata. Guardate che bel piattino. Siccome che io ascolto, leggo tutti i vostri commenti, cerco di rispondere a tutti e anche le vostre critiche se sono costruttive e sono educate. E perciò mi hanno scritto sotto che i miei piatti non sono appetibili nel guardarli, non vien voglia di mangiarli perché erano presentati in maniera alla cacchio dei cani buttati là. E avete ragione, perché se vai in un ristorante, giustamente l'occhio vuole la sua parte, se è presentato bene un piatto vien voglia più di mangiarlo. Perché prima si mangia con gli occhi e poi con la bocca. Perciò, come avete visto, io ho letto e guardate che bel piatto. Allora, non ho fatto video ricetta perché tanto è facilissimo. È un letto di rucola con un filo d'olio, pomodorini. Poi questo è petto di pollo al forno, quello che trovate al reparto gastronomia. E l'ho fatto tagliare un po' più grosso perché resti in fetta. Dentro ho fatto in una scodellina della Philadelphia Light dei pezzettini di pomodoro secco sott'olio, un cucchiaino di prezzemolo e basta. Ho mescolato il tutto e l'ho riempiti, girati e ho fatto degli involtini leggeri così. Questi due invece sono col crudo. E allora il crudo San Daniele, e dentro invece c'è lo stesso procedimento, però invece di esserci i pomodorini ci sono i carciofi, perciò Philadelphia Light, dei pezzettini di carciofo, un cucchiaino di prezzemolo e l'ho riempiti e fatto degli involtini. Un piatto leggero, estivo, che col caldo ci vuole. E lo accompagno mangiando dei grissini perché il pane non mi andava, perciò si dovrebbe mangiare anche senza anche grissini. Però qua c'è la fame nel mondo vicino a me, vieni là per salutare la fame nel mondo, ha sentito rumore, vieni amore qua, ecco, su, ci aiuta, sì, grissino, ta. Ecco, vai a mangiarlo. Allora, sono in camera a fare il mukbang perché in cucina ci sono mio figlio e la sua ragazza, ok? Ecco, che si stanno preparando loro la cena, perciò non potevo farlo là, me ne sono venuta qua in tranquillità a farlo. Andiamo, buon appetito a me. Ah, dopo c'è anche il dessert che è un budino crema gusto vaniglia, quello della Danette. Ok, e facciamo la fotocopertina? Come farla? Fotocopertina fatta. Andiamo, buon appetito a me. Andiamo, andiamo, andiamo. Dovrebbe essere molto. Come vedete si taglia proprio anche con un grissino volendo, perché è leggero, fresco, un piatto estivo, buono. Io la rucola poi l'adoro, la metto dappertutto. Faccio anche il battuto di rucola, una ricettina veloce che è buonissima da fare. La rucola con l'olio, il pecorino, come fare il pesto, la frullate e condite la pasta. Io sapete cosa condisco? Allora, prendo la rucola, gli metto il pecorino, anche non serve, io gli metto il grana normale, gli metto frullo tutto. Faccio gli spaghetti,
con quello che avete preso in tantissimi ormai, perché l'avete preso in tantissimi, con quello di fare gli spaghetti di carote e zucchina, e condisco quello. Cioè fate gli spaghetti di carote e zucchina freddi, fate il pesto con la rucola e condite tipo come fosse pasta. Fatelo, dopo mi dite. Buonissimo. Anche questo è buonissimo. Io all'estate, anche adesso sto mangiando tutta roba fredda così. Beh, giustamente, se sono io sola a mangiare a casa, non è che sto qua a farmi tutto sto bel piatto. Però è vero che l'aspetto è bello. Molto che buono. Oggi, allora, l'altra volta nel mukbang abbiamo affrontato un tema delicato, cioè parlato dell'obesità. La maggior parte hanno capito, tanti hanno detto la sua senza guardare, ascoltare quello che avevo detto, ma va bene così. Questa volta voglio affrontare un tema un po' più leggero, e cioè le cose buffe che ho visto e mi sono successe oggi. Ecco, oggi ho visto un miracolo. Ho visto uno su una sedia a rotelle camminare. Avete presente i falsi invalidi? Ecco. Non ci sono solo al sud, ci sono anche qua. Non è che dicano che ci sono solo al sud. Io sapete che ho la farmacia di fronte casa, no? Oggi un signore con la carrozzina è sceso da una di quelle macchine apposta, quelle per gli invalidi, no? Ci ha messo tipo, perché c'era gente davanti alla farmacia, ci ha messo tipo un quarto d'ora a scendere, che mi faceva anche tenerezza a vederlo. Avrà avuto 60 anni, penso, più o meno. Ci ha messo un quarto d'ora a scendere, ha tirato fuori la carrozzina con una mano, l'ha appostata, si è tirato su di peso, si è messo nella carrozzina ed è andato in farmacia. Quando è uscito, fuori dalla farmacia nel parcheggio non c'era nessuno. Quando era sceso c'erano 3-4 persone che stavano chiacchierando. Perciò ho fatto tutta sta scenata. Provate perché è buonissimo. Poi pomodorini secchi dentro. Buono, bevo. Ho preso un po' di cedrata. Avete presente la Tassoni?
non quella che costa un botto, quella sottomarca. Ecco. Beh, insomma, è venuto fuori dalla farmacia. Non c'era nessuno fuori nel parcheggio, c'era solamente lui e basta. Oh, miracolo, non so cosa gli hanno dato in farmacia. Si è alzato in piedi, ha tirato su la carrozzina, l'ha buttata in macchina ed è andato via. Camminando normale. Cioè, è venuto fuori, tirando la carrozzina, è andato vicino alla macchina. Io ero lì fuori che mi curavo una pianta qua che sta morendo. E l'ho guardato, ho detto poverino, adesso ci metterà un quarto d'ora a salire, no? Cioè, 2 minuti. Cioè, si è alzato in piedi, ha preso la carrozzina, buttata dentro e è andato via. Ho detto, è un miracolo. Quello lì sarà uno dei classici, no? Che fanno finta di star male. Perché se hai fatto tanta scena quando sei sceso dalla macchina che a salire ci hai messo 2 minuti perché non c'era, credevi non ci sia nessuno che ti guardava. Vabbè. Poi un'altra cosa strana oggi. Strana. Ero fuori in poggiolo che stendevo, no? No, che tiravo sui panni asciutti a dire la verità. È passata una signora che abita qua dietro casa mia, che veniva spesso qua dalla Dorina, vi ricordate la vecchietta che abitava di fronte alla mia porta, che è morta? Ecco. Veniva spesso sta signora a trovarla, c'era spesso anche mia mamma lì, no, perché andava sempre. Mi vede, mi fa: ciao Francesco, come stai? Bene. Oh, salutami tua mamma, perché questa mattina l'ho vista sulla finestra. L'ho salutata, ma mi sa che lei non mi ha vista. E io gli ho detto: ma guarda che ti stai sbagliando, Ivana. Si chiama Ivana. Guarda che ti stai sbagliando, Ivana. È impossibile che sia stata mia mamma. Ma no, era lei. Gli ho detto: guarda che mia mamma forse non lo sai. Gli ho detto: ma è 1 mese e mezzo che è morta. Cioè, io credo che se gli avessero dato una badilata in testa sarebbe rimasta più bene. Eppure ero convinta che era tua mamma. Ho detto: no, guarda. Ho detto: se più non era il suo spirito, ho detto: non credo perché. Ma come è morta? Non ho neanche visto fuori l'epigrafe. E neanche il funerale, perché questa è una abbastanza curiosota, no? Mi ha detto no, perché il funerale non l'hanno fatto qua, al mio paese, dove abito. L'hanno fatto dove è nata lei. Dove è nata, il paese dove è nata. Perciò, per quello ho detto che non l'hai visto. Perciò mi chiedo: chi cacchio ha visto questa stamattina? Boh. Questi sono, devono essere super questi, sono i carciofi. I carciofi. Vedete? E Philadelphia. Mmm.
Mamma mia. Questi sono più buoni. Buonissimo. Il San Daniele poi è buonissimo. Era in offerta. Beh, insomma, offerta. Era caro ugualmente, però era in offerta. Però è decisamente più buono. Provate a farli. Questi sono buoni, sti involtini. Da fare anche col salmone. La fine del mondo col salmone. Se voi fate, no? Che buoni questi pomodori qua, quelli piccolini. Sono i datterini o quelli piccoli. Buoni. Se voi prendete il salmone affumicato, lo stendete a fettine aperte e fate, mescolate un po' di Philadelphia con, aspettate, com'è che l'ho fatto io l'ultima volta? Gli ho messo Philadelphia Light, limone, prezzemolo. E cos'è che gli avevo messo? Cavoli, sapete che non mi ricordo, gli ho messo un'altra cosa. Ah, i capperi gli ho messo. I capperi. Ho fatto la Philadelphia, i capperi, un filo di limone e prezzemolo. Ho fatto gli involtini con la rucola. Sopra una bella spruzzata di limone, ed è un piatto anche quello dietetico perché non è tanto calorico, estivo, fresco. Sono un po' duretti però questi pomodori. Sono buoni. Però un po' duretti. Mamma, questo è la fine del mondo. Proprio la fine del mondo. Poi sono idee così che copio qua e là, magari le vedo in giro, dopo magari gli aggiungo qualcos'altro, perché magari gli mettono noci. Mandorle. E me, oltre che non piacciono, non le posso mangiare, però. Però per chi mi ha seguita e ha visto il video dove che ho preso i prodotti della Barò, li sto usando. Ho cominciato ad usarli perché ho finito l'altra crema, perciò ho cominciato ad usare quelli. Io fino adesso mi ci sto trovando bene, sinceramente. Vedremo i risultati tra un po' di giorni. Tra un po' di settimane.
però io li sto usando. Dopo sto usando anche questo. È sfigato perché purtroppo c'ha, sarebbe per le labbra, sarebbe tipo un gloss riparatore. C'ha dentro tutti dei granuletti, è buono, però gli hanno fatto quell'affare lì per metterlo su quel beccuccio lì che non è comodo per niente. Mi piace. Bocciato. Sono piena, eh. Sono proprio piena. E sì che a pranzo non ho neanche mangiato, ho mangiato solamente uno yogurt, amore, mi pare che ho mangiato uno yogurt della Yomu e basta. Però oggi ho avuto un po' da fare, ho fatto un po' di cose a casa. Ma buonissimo comunque. Mettiamo via questo, no, l'apro, tanto tu non lo mangi, non ti piace. E passiamo. Cosa che c'è scritto dentro? Il primo appuntamento con Danette. Non si sc... Aspettate, eh. No, perché mi hanno messo anche la scritta dentro. Il primo appuntamento con Danette non si scorda mai. Beh, Danette è più buono. Sinceramente preferisco quello al cioccolato, non quello alla vaniglia. Però il cioccolato era finito. Era in offerta. Sono proprio piena. Mi hanno riempito quegli affari lì fuori misura. Perché sembra perché sono grassa, che mangio tantissimo. Mangio tanto, però mangio più che altro fuori orario, che è sbagliatissimo, e mangio a step. Cioè io non sarei mai in grado di rimpinzarmi, cioè di mangiare tipo una pizza intera. Io la mangio in due volte, ok? Però è troppo, cioè vedete, è troppo liquido secondo me. È buono ma troppo liquido. Un altro po' lo puoi bere. Mamma mia, ho fatto già durare 25 minuti sto video. Perché come vi ho già detto tante volte, io
Io sono lentissima a mangiare, vado piano, piano, piano. E ci ho messo anche tanto stasera perché io vado piano, vado lenta. Mangio i pezzettini piccoli, vado piano, vado con calma, non vado veloce a mangiare. Bene, ragazzi, io spero che questo video mukbang, mukbang vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, magari intanto che pranzate, cenate o cosa. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Io cercherò di fare almeno minimo un mukbang alla settimana, cercando di mangiare sempre cose diverse una volta dall'altra, perché altrimenti diventa una roba noiosa. La prossima volta ho già in mente cosa fare, però vedrete. Niente, vi mando un bacio, grazie a tutti e niente, mi saluto. Mi saluto tra 2, 1. Ah, già che devo chiudere. Ciao.